Ho ripescato questo libro che avevo perso di vista, l'ho letto forse nel 90, nel 92, nel 93, e sono Gli uomini del disonore di Pino Arlacchi, autore, ma in effetti l'autore è Antonino Calderone, fratello di Pippo Calderone, che fu ammazzato in una guerra di mafia per la supremazia, poi ovviamente prevalse la famiglia Santa Paola, ma questo è un grande collaboratore di giustizia che... Francamente, non dico che sia alla stregua di Tommaso Buscetta, che poi fu trattato dal giudice Falcone, che francamente aveva uno stile, un approccio diverso, lui si fidava solo di Falcone, Buscetta, e Calderone invece a questo scrittore, che poi fece anche politica, io ricordo che Arlacchi fu anche parlamentare europeo del Partito Comunista, o allora non so se già cominciava la rivoluzione verso il Partito Democratico della Sinistra e compagnia bella. E sinceramente è uno spaccato importantissimo di storia, certo datata, siamo a fine degli anni 80, credo che il libro sia del 90, 91, 92 e chiaramente quindi l'intervista fu resa, sì, è del 92, fu resa qualche anno prima e sinceramente si vede che questo è un collaboratore di spessore, di grandissima serietà, che oltre che accusare, pare che ha fatto arrestare a seguito delle sue rivelazioni 200 persone, chiaramente scrive un pezzo della storia della criminalità organizzata catanese, quindi un libro che non so se si trova più, francamente io consiglio di leggere.